Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Io non ridisco, mamma mia, sembra di stare nel 1932. Ma come? Cioè, nel senso, abbiamo visto prima di ragazzini che non si possono permettere i soldi per comprarsi primari, e adesso parliamo di lusso etico, il regalino per mia moglie. Ma le due cose possono stare insieme. Per me non stanno insieme, se lo conosci. In Italia anche questa roba qui, cioè il settore del lusso. Ma come purtroppo c'è il lusso? Sì, perché se lei vede, negli ultimi anni... Perché mi dice purtroppo che c'è il lusso? Glielo dico, perché se noi andiamo a vedere quello che viene proposto agli studenti che escono dalle scuole, quando fino a 20 anni fa veniva proposto, come dire, una formazione di alto livello, oggi le proposte che loro hanno è di essere mal pagati nel settore del lusso, nell'enogastronomia. Ma ci sono ora fior di giovani artigiani dietro quei lavori lì. Sì, poi ci sono anche aziende tipo Pandora, tipo eccetera, non si possa, che in realtà pagano molto male. Ma molto questo male, si assume la responsabilità di quello che dici, io non lo so quanto pagano per Pandora. No, per cui l'idea è che fondamentalmente noi pensiamo che una delle, come dire, che il lusso, gli oggetti di lusso siano, come dire, una delle possibilità che oggi di sviluppo del nostro paese. Il sviluppo del nostro paese è un altro, penso, sia uno sviluppo rispetto... Dietro quel lavoro lì, adesso scherzi a parte, dietro quel lavoro c'è un mondo, c'è un'economia... Sì, a me viene solo da pensare ai ragazzini che abbiamo raccontato fino a un minuto fa, che non si possono permettere... Se quei ragazzini facessero dei corsi professionali, magari diventassero dei grandi artigiani, potrebbero andare... Ma glielo dice lui, chi compra quegli oggetti meravigliosi? Sì. Magari non io e lei, non magari la base. Il ragazzino che non c'ha i soldi per andare a scuola. No, però il ragazzino farà quel... Il ragazzino, scusi, perché non deve essere lui quello che si compra un oggetto? Certo. Ok, allora per esempio ripristiniamo un minimo di giustizia sociale, per cui il ragazzino magari si comprerà fra 20 anni un oggetto di lusso, ma intanto c'ha i soldi per comprarsi, non dico il motorino, ma almeno l'abbonamento per la scuola. Quindi a me fare la pubblicità al lusso, dopo che abbiamo visto dei quartieri... La pubblicità alla fiera del lusso. Non posso nemmeno andare a scuola, è gente che non c'ha la casa. È la a fiera... me viene un po' il brivido. Scusa, le vengono i brividi. È la fiera dell'oro, che è un settore per noi anche giornalistica interessante e curioso. Abbiamo scoperto un mondo. Vai, Isabella, prego. Poi torniamo al punto.